Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti nel primissimo video in Villa Elisa! Signori, siamo ritornati più carichi che mai. Come sempre, è sempre una grandissima emozione venire qua in Villa Eliz e poter scroccare la Villa di Eliz. Yeah! Grazie. Allora, come dovete sapere, noi veniamo dall'Africa, quindi siamo poveri, Villa così non ce lo possiamo permettere, quindi dobbiamo sfruttare i bianchi. Bravi bianchi. Una volta erano loro a sfruttare noi, ora li sfruttiamo noi. Smettetela. I ruoli si invertono, signori. I ruoli si invertono, funziona così la società di oggi. Signori, quest'oggi inauguriamo questo bellissimo giorno in villa con delle belle football challenge. Quindi vorrei sfidare ognuno di voi in una challenge diversa, in piscina e non. Quindi sono curioso di scoprire, come ho già fatto qualche anno fa, chi di voi riuscirà a battermi, perché al momento sono ancora io il detentore. È il momento di attaccare, signori, è il momento di sfruttare. Voi siete carichi? Ovvio! Andiamo! E allora possiamo iniziare, ma soprattutto possiamo andare a spiegarvi in quali challenge vi andrò a sfidare quest'oggi. Let's go! In concomitanza con Euro 2024 vi volevo presentare l'album delle figurine di UEFA Euro 2024 di Topps. Questa collezione, ragazzi, comprende 728 stickers da attaccare, signori, in questo bellissimo album con ben 88 pagine. In questa collezione, ragazzi, potremo avere le leggende più famose della storia dell'europeo. Doppia pagina Dream Team per creare la tua squadra preferita con i doppioni e soprattutto non farti scappare le figurine più rare, le parallele, disponibili anche nella versione colorata. Questa collezione comprende display, box e bustine, starter pack, multipack, Eco Pack e Sticker Tin, che è questa qui. UEFA Euro 24 di Topps lo potrete trovare in edicola, nei supermercati e su tops.com. Prima sfida, ragazzi, voglio partire subito carico. Sono molto legato alla nazionale in questo periodo, sono sempre così io. Ah sì? Sì. Anche io sono legato alla nazionale. Ghanese. Quale? Però. Stiamo parlando di sfide, Samuel. Ah no, cosa dobbiamo fare oggi? Infatti, scusate. No, volevo dire. Ragazzi, volevo partire subito carico. Non con te, Om, mi dispiace, perché con te ci rivediamo dopo. Perché l'anno scorso, due anni fa, mi hai battuto una challenge. Fatto male. Ti voglio risfidare. Ciao allora. Adesso voglio sfidare mio fratello Simone Crispo. Però ci sfidiamo da troppo tempo. Finalmente, ora che posso stare in piedi. Allora, dietro alle nostre spalle ci sono tre piscine e in queste tre piscine abbiamo possibilità di fare centro. Tre tiri a testa, chi riesce in questi tre tiri a centrare più volte la piscina vince. Dai, parti tu, dai. Parto io, dai. Isaac, ci sei? Tu, Simo. Ci sono. Per il primo tiro, attenzione, fuori. Non c'è. Sembra facile, non è facile. Sembra facile, ma non lo è. Vado io. Attenzione! Oh! Fuori. Si gode. Primo tiro non c'è. Guardate il nostro racchetta palla intanto. È là. Con quattro gambe. Secondo tiro a disposizione. Secondo tiro. Bello! Oh, piscina, fuori. Attenzione. Non c'è. Piscina. Secondo tiro per me. Questa ve la dedico. Ragazzi. Ve la dedico. Godo. Simo, dai. Ultimo tiro per me, Andrea, caricami. Dimmi qualcosa per caricarmi. Praticamente chi forza Crispo. Wow. Forza Crispo, dai. Grazie. Wow. Sicuro, mai quanto più. Sono carico. Chi la mette vince praticamente. Oh! Simo! Terzo tiro. Sì, ma Samuel mi riprende entrato. Sempre tanto, cioè lo sappiamo tutti. Per non perdere la prima sfida nel video, terzo e ultimo tentativo. Vai. Devo riprenderlo. Sì. Fuori. Ma e no, allora bro, what the fuck bro. Prima sfida persa. Ci voleva un però nemmeno no. Ah, caralho, disgras. E niente, ragazzi, si parte col piede sbagliato. Posso dire io chi devi affrontare adesso? Sì. Adesso devi affrontare Pius. No. Al rapporto. Signori, prego. Seconda sfida, signori. Dopo che ho perso la primissima sfida di inaugurazione di queste football challenge Villa Eliz, sfido Pius. Pius. Già due anni fa vinci questa sfida. Sì. Qual era? Bocce. A bocce in Villa Eliz, ragazzi.
Allora, che facciamo? Tiriamo il pallone, dove il pallone cade, poi andiamo cinesino. A mettere il nostro cinesino. Vamos, vai. Vai, vai tu, vai tu. Io. Oh, non troppo, Sam, aspetta, dove si ferma? Vieni, dove si ferma? Qui, perfetto, parti tu, parto io. Dai, parto io. Parti tu. I tuoi tre palloni sono lì, questi sono i miei tre palloni. Prego. Attenzione. Male, male. Bellissimo però. Insomma. Per me è bello perché non è scontato, eh. Ora sta a me. No, devi stare attento alla pendenza. Dai. Oh, si è fermato lì, prima. Siamo lì, siamo lì. Ecco il la boccia. Attenzione. Troppo forte, però si è fermato grazie a un ostacolo. La parte della villa. Vediamo col pallone dell'Italia. Oh, Samuel. Bello questo. Questo è bellissimo. Signori, per me è più vicino, non lo so. Allora, tra il giallo e l'Italia, cioè quindi è mio tu. Potresti sbocciare. Proviamo. Attenzione, vediamo. Use. Attenzione, troppo. Direi, allora, io l'ultimo. Tira, lo tiro. Adesso vediamo. Allora, io avrei un'idea. Forse in te fare una cosa, però vediamo cosa fai. Ok, provo ad avvicinarmi di più, vediamo, eh. E invece no, perché? Perché ho già visto, non mi farei. Allora, vediamo. Quello è quello, ragazzi, eh. Misuriamo con la stampella. Non è vero. Bello. No. Allora, bello, diciamo che si ferma. Ecco, prendiamo questo. No, vieni a fermarla qua. Prendiamo questo come riferimento, ok? Aia. Questo qua. Adesso, ragazzi, facciamo un angolo di 180 gradi. Attenzione. Suo. Signori, attenzione. C'è da dire che è più vicina quella di Sam. Olè! Sta. Dopo una sconfitta, pareggio. Quindi 1-1 qui Football Challenge Villa Elites. Secondo te adesso chi devo affrontare? Li affronta uno? No, anche due in realtà. Ma io ti vorrei mettere due Elites. Ok. Esotici. Ok. Om e Tatino. Ok, interessante. Ci siamo, ragazzi. Terza challenge. L'anno scorso, due anni fa, ho perso. Adesso vi la rivincita. Sì. Faremo un porta a porta tra la piscina. Quindi okay. Da un lato all'altro del lato più lungo della piscina, okay. E vediamo chi riuscirà a fare meglio. I primi che riescono ad arrivare a due vincono questa challenge. Voi giocate assieme e io sono da solo. Andiamo a scoprire. Andiamo! Uno tu, uno io. Dai, let's go! Let's go! Bene, allora direi che posso iniziare io a inaugurare questo splendido porta a porta in piscina Football Challenge. Così. Dai! Cos'è sta roba? Oh! Dai! Mi sto riscaldando in grasso. Vai, primo tiro. Vai! Fuori! Peccato il cameraman. Allora, secondo tentativo per me. Dai, devo fare gol! 1-0! Per Opsamo, il signori! Vai, caralho, vai disgrazia. Fatemi vedere un po', dai. Di che pasta sono fatti questi Elites? Di che pasta sono fatti? Commentate voi, di che pasta sono fatti? Barilla o... Cosa mangiate qua? De cecco. Barilla o di cecco? Con la tua palla. Guarda qua. A giro, guarda qua. Vai. Rimettila a giro, guardate qua. Posso cambiare compagno? Ormai è troppo tardi, mi dispiace. Ragazzi, potrei finirla in maniera molto veloce, Tu parla tanto, Tu parla tanto! Io parlo troppo perché io faccio vedere facci, Fa ragazzo! Guarda qua! Ah, caralho, disgrazio! Dio santo! Sei pronto per il pareggio? Dai, fatti vedere! Karim Benzema. Attenzione! Oh, sì! 1-1. Oh!
Sto giocando con una mano sul pacco, eh. Calma, 1-1. Vi ho lasciato pareggiare. Adesso la devo chiudere. La devo chiudere e la chiuderò. La devo chiudere e la chiuderò. Però sta loro, eh. Sta loro, perché sono partito io. Sono partito io. Questo è pesante per le sorti di questa challenge. È come battere un rigore in una finale di mondiale, signori. Di mondiale. Hai detto che il tadino è pesante. Infatti. No, 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 no. Ah, ciao Tatino. Var, non ho detto questo, giusto? Allora Tatino. Oh. E allora Tatino! Sbaglia! E quindi Off Samuel è il vincitore di questa terza Football Challenge di Villa Elizza. Andiamo col prossimo. Eri Lazza, sei pronto? Sentite quello. Dai, ma io c'avevo già l'handicap della mano, mi ha dato un ulteriore handicap. Quarta e penultima challenge qui in Villa Elitz. Abbiamo Harry Lazza, mio compare, ma del Milan. Bello del Milan. Allora, Harry, trick shot challenge. Uniamo un po' il calcio al basket, quindi dovremmo riuscire a fare canestro di testa. Dall'altra parte, come potete vedere, c'è un canestro. Ce l'alzeremo, signori, e dovremo colpirla di testa per fare canestro. Il primo che riesce a fare canestro vince la challenge. Merda! È impegnativo, ma se viene, signori, è spettacolo puro. Quindi adesso mi sa che mi conviene svestirmi perché devo entrare in piscina. E quindi tra 3, 2, 1... Voilà! Mi sono svestito, signori, più fresco che mai, più carico che mai. E adesso iniziamo in piscina. Parti tu, fratello? Dai. Parto io. Dai. Parto io. E allora, al dottore Pierino, parto io per primo. Non è andato. Sam, prima di iniziare questa sfida voglio farti un regalino. Chiudi gli occhi. No, ti prego. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi, ti ho detto. Ti prego. Chiudi. Una lumaca! Una scarpa! Una scarpa! Ah, caralho, disgrazia! Siamo! Ok! Bella! Ci bella, ma ci può fare di meglio, eh! Oh! Ancora! Va bene! Secondo turno andato! Oh! Vicinissimo, Harry! Ok, ora sta di nuovo a me. Oh! Cacchio! No! Ora sta di nuovo Harry. Bellissimo! No. Questo era bellissimo. Questo era bellissimo. Eccolo! Eccolo! Oh! Mamma mia! Gran canestro! Incredibile! Gran canestro! Allora, sono partito io, quindi è l'ultimo. Vediamo se. Oh, le ho perse tutte quest'anno, se sfida qua in vita. La gente come noi! Non molla mai, fratello! E allora... ci va vicinissimo, ma non riesce nel suo tentativo e quindi ho vinto questa trick shot. Quando in sei? Piscina. 3-1 per me. Male di Elizza oggi, eh? Male di Elizza. Sono Crispo, ho fatto bene, sì. Ovviamente, ragazzi. Però adesso ho un avversario che non fa parte di Elizza, che secondo me mi metterà a filo da crociere, eh? JJ, colpo in te. JJ. E allora andiamo con l'ultima challenge di questa Villa Elizza. Let's go! Quinta e ultima challenge di questa stupenda Villa Elizza. Siamo qua in compagnia di Jay Pata. Mio fratello, palleggio di testa Jay Nana. Regolare, giro per la città, io, Giro per la città. Quinta e ultima challenge. Tiri al volo in piscina. Quindi il nostro carissimo Harry Lazza ci alzerà il pallone e dovremo cercare di colpire la palla al volo, possibilmente anche in semi rovesciata. Abbiamo 3 tentativi a testa per riuscire a centrare una di queste porticine, che ti spiego. La più grande è -1, la media grande è 1, la media piccola è 2, la media ancora più piccola è 3, la media 5. Piccolissima. La media però 20. Piccolissima. Vedete quando tu passi l'esame con tipo l'1%? Sì, ma ci passa la palla lì. Sì, ce la deve passare. Da quanto è 20? È 5. Dai, mi conviene. 5.
viene a fare tre tiri sul tre, vado. Devi scegliere tu. Allora, inizio io. Allora ci sono, primo tentativo. Uno. Un punto. Un punto per me. Al Mapuca. Vediamo. Attenzione! Meno uno! Dai, figa. Per Gipata! Male! Ma perché meno uno? È più difficile da. Lo so, però. Attenzione che potrei anche rischiare anch'io. Sai? Tremenda disgrazia. Allora, secondo tiro. Foto! Traversa! Niente! No, meno uno! 0-0, meno uno! Non l'hai toccato? No, hai preso traversa e meno uno, fra. Ti giuro. Non è vero, ragazzi, quindi 0-0. Godo! Non è vero. Allora, secondo tentativo, 0-0, clamoroso. Prima di tutto! Cos'è? Ti butti mezz'ora prima. E allora Jpata è a zero. Tu pure, Zero è, zero rimane. E io pure, Vai. Ho l'ultimo tiro. Vai, po'. Uno. No, hai bucato la rete, troppo forte. Quindi hai fatto uno, hai fatto tanto. Per l'ultimo tiro. Vai, patati. Per l'ultimo tiro. Nella come te, dai. Per l'ultimo tiro. Attenzione. Win or go home. Win or go home. Attenzione. E allora segna nella porticina da due. Incredibile. Incredibile. All'ultimo. Allora mio fratello mi ha battuto. E andiamo. Jpata come Simone Crispo. Punteggio totale. Punteggio totale. Allora, punteggio totale 3-2. Per noi? No, per me. No! Sei riuscito a vincere una sfida in vita, dai. Sono riuscito a vincere, però. Ho il dente avvelenato perché ho perso contro Gipata e si vuole. Quindi. E allora sul mio canale. Guarda, ma non ti preoccupare che o sul mio o sul suo ci diamo la rivincita. Va bene. Tanto io sono appena arrivato qua in villa. Quindi adesso aspetto un bel video sul vostro canale. Non è problema. Oh, punter. Va bene, signori, io ringrazio come sempre la Villa Elite e tutti Elite per avermi concesso di venire qua a Scrocco, come sempre, come ogni anno. Samuel, posa 50 euro. Quanto? 80 euro ogni 30 minuti. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi di passare sul canale di ognuno perché voglio la rivincita nei loro canali. Certo. Quindi voglio la rivincita. E quindi sicuramente usciranno dei bei video da Villa Elite. Detto questo, ci vediamo in un altro prossimo video. Mettete like, lasciate un commento. Da Samuel è tutto. Ciao!